Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Cristo Figlio di Dio è venuto nel mondo per raccogliere nell'unità gli uomini, l'apertura di nuove vie di comunicazione, l'allestimento di ponti, contribuisce all'incontro e alla solidarietà fraterna secondo un disegno provvidenziale di Dio. Invochiamo il Signore per i tecnici, gli operai che hanno progettato e realizzato quest'opera e per tutti quanti ne beneficeranno. È stato citato prima, ma mi piace aggiungerlo. La figlia di Claudio, che è deceduto sotto l'altro ponte, a fine di questo mese si sposa, per cui anche questo è un cammino bello. E poi, all'inizio di settembre su questo ponte, spero con tante persone della comunità di Isella, della comunità di Civate, lo attraverseremo a piedi il 6 di settembre con Don Lorenzo per accompagnarlo da casa sua fino alla chiesa parrocchiale perché sarà il giorno della sua prima messa. È un passaggio anche questo, che unisce e accomuna, ma soprattutto ci dice il fine del nostro cammino, perché dobbiamo sempre ricordarcelo. Noi percorriamo strade, ma una sola è la via, che è quella di Gesù Cristo che ci porta all'incontro col Padre. E allora è a Lui che vogliamo affidare il nostro cammino. Preghiamo. O Dio che in ogni tempo e in ogni luogo sei vicino a chi ti serve con amore e confida nella tua protezione, benedici quanti transiteranno per questo ponte. Il tuo angelo li preceda e li accompagni, perché superata ogni insidia, giungano sani e salvi alla meta desiderata. E a te sia gloria nei secoli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su questo luogo e vi accompagni sempre. Amen.